Silvio Verdura è un contadino che ama fare la grappa con le vinacce della sua vigna, sebbene sua moglie Lidia lo avverta che tale attività è illegale. Guarda chi che grava la faccia tua, magari l'ardini la facevuna! Guarda che Nardini però, Alba mia in galera fa la grappa, ma te Silvio Verdura attendete in galera! Il loro figlio Renzo è disoccupato e il politico locale Umberto Zola sembra intenzionato ad aiutarlo sia a trovare lavoro che a intraprendere la carriera politica. C'è lì la mia idea, messo mia di corte, che per trovare il posto laureato bisogna che si iscrivi il partito. Ma no, su Silvio, il posto glielo cerco comunque, anche se non si iscrive al partito. Allora, papà, lo fatto è che a me mi piacerebbe entrare in politica per partecipare attivamente alle scelte che influenzano il destino delle nostre. La sorella di Silvio, Costanza, vedova da anni, ha appena preso la patente e guidando ha travolto un grosso uccello tropicale di proprietà del maresciallo dei carabinieri. Se te sai se cosa combinato? Te, padre mio, tira sotto il giù per caso, Ma no, che no, che no. Ah, meno male. Cioè, sì. Non sapendo che fare dell'uccello morto, ha pensato bene di cucinarlo e di usarne le piume a scopo ornamentale. Ma che meraviglia! Cosa? Che splendide piume su questo Ah, il cappello! Permette? Prego, maresciallo! Intanto il maresciallo indaga sulla scomparsa del suo raro uccello, aiutato dal brigadiere Zeffirino, che tra l'altro è il fidanzato della figlia di Costanza, Paola. Ho studiato attentamente il caso e sono arrivato a conclusione che quasi certamente è stato investito da un'automobile. Era un musel grosso, ma bel grosso, un musel di rispodellurmale. Ogni tanto la perpetua del parroco, Serafina, e tre donne del coro parrocchiale, Pasquina, Gina ed Elsa, vengono a trovare Lidia. Appena riesco a fare il freosca, il video su. Ecco. Anzi, se cosa fu? A me metterò due voti in dioregi e tantide bombasi. Per fortuna che sereni. Tassette, mi sono sempre stata agile come una gazzella. Se ne vuoi. Ago, la luce vago. Sì. Ho il pallone d'Achille. Signora. Ho il ginocchio della lavandaia. Okay. E poi dopo ho il gomberto del tennista. E se che è di mia be? Sì, infatti, non sé. E comunque cambia mio discorso. Agogna modi fate stamette del sé o no, pura. Silvio, per evitare di far scoprire la sua attività di distillazione, prima si finge malato per non far entrare la gente in casa. Silvio, ma che ti senti la febbre, eh? Alla sente mesta che? Poi nasconde la grappa in una bottiglia di acqua, che purtroppo finisce in mani sbagliate. Vedere che domani sarà sotto i giornali. Colpo di scena! L'acqua miracolosa non è altro che una grappa faccia su di sfrosso da suo figlio. Renzo, te come politico te sei proprio usato e ti perdi tutta la credibilità.